Credo che non abbia bisogno di troppe presentazioni, abbiamo qua uno dei più famosi divulgatori scientifici in Italia e anche all'estero, ricordo che Paolo Attivissimo collabora con la TV svizzera, scrive per Le Scienze, ha questo blog disinformatico, è inoltre un cacciatore di bufale, quindi di questo vi parlerà e vi lascio direttamente a Paolo Attivissimo, grazie. 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 Buon pomeriggio, ben arrivati, grazie soprattutto di aver sfidato il caldo, che è caldo quasi come la temperatura che si trovano, gli estremi di temperatura che troviamo nello spazio quando si va verso la Luna. Siamo qui per raccontare e per celebrare una giornata molto particolare. Sono passati 50 anni dal primo allunaggio e sono passati 50 anni dall'invenzione delle tesi alternative. E quindi come giornalista, come appassionato di misteri e di storie, mi sono interessato molto all'argomento. Io avevo 6 anni quando sono arrivati per la prima volta sulla Luna i primi astronauti, mi sono innamorato di questa storia e quando ho scoperto che c'erano persone che dicevano che era tutto finto, mi sono chiesto perché e con che prove. E quindi ho raccolto un po' di informazioni sull'argomento per togliere di mezzo i dubbi. Molti di voi magari hanno sentito queste tesi alternative, poi nello spazio per le domande vedremo se ce n'è qualcuna che vi piace in particolare, ne accennerò già qualcuna nel corso di questa rapida chiacchierata. Però prima di partire su queste tesi di complotto dobbiamo conoscere un pochino i fatti di base. Quello che infatti è successo 50 anni fa è stato l'inizio di un'avventura che ha portato fra il 1969 e il 1972 12 uomini, tutti maschi, bianchi, americani, a camminare sulla superficie del nostro satellite. Dopo non ci siamo più andati, è finita, è stata un'operazione politica. Siamo andati sulla Luna perché c'era da dimostrare la superiorità del sistema politico, organizzativo, sociale americano rispetto alla rivale Unione Sovietica. Abbiamo visto poi come è andata a finire, l'Unione Sovietica non c'è più, gli Stati Uniti ci sono ancora, forse non sono quelli che erano una volta, però la rivalità si è dissolta in questo modo. Questi 12 uomini hanno ormai più di 80 anni, molti di loro non sono più con noi. Man mano, una dopo l'altra, queste voci si stanno spegnendo e quindi è molto importante conservare le loro testimonianze, tramandarle, trasferirle, documentare, in modo che non si perda il ricordo di questa impresa straordinaria. Perché questa in effetti è la cosa per cui probabilmente il XX secolo verrà ricordata. Sì. Abbiamo fatto delle guerre, sì, abbiamo devastato un po' il pianeta, ma siamo stati la prima generazione a fare un passo al di fuori della culla. Konstantin Tsiolkovsky l'ha detta molto bene questa cosa, uno dei padri dell'astronautica, perlomeno a livello teorico. Lui ha detto, è bello stare nella culla, ma prima o poi viene il giorno in cui la culla la devi lasciare. E noi quella culla abbiamo cominciato timidamente a lasciarla 50 anni fa. Cosa faremo nei prossimi anni? Lo vedremo molto presto. Si parla di tornare sulla Luna nel 2024 e di andare addirittura verso Marte. Chissà. Nel frattempo però è importante raccogliere le testimonianze di queste persone. Io ne ho conosciuti parecchi. Per me non sono immagini viste in un libro, sono persone in carne e ossa. Cioè, chi sostiene che non siamo mai andati sulla Luna dice che questo nonnino simpatico è un bugiardo. O dice che quest'uomo è un bugiardo, questo è Walt Cunningham, questo è Buzz Aldrin, uno dei primi due uomini a camminare sulla Luna, di cui festeggiamo proprio oggi la ricorrenza, e i giocattolini, i modellini che vedete qui sono quelli che sono qua davanti a me, quindi in fianco a me. Quindi se volete toccare le sacre reliquie, ci ha giocato l'astronauta che è stato sulla Luna. E qui lo vediamo in una foto un po' curiosa, questa espressione un po' divertita, perché gli sto spiegando che cosa ha fatto Tito Stagno quella notte, la famosa gaffa, ha toccato, non ha toccato. Così è rimasto un po' perplesso. Sono ancora in giro, sono ancora arzilli, quelli che sono ancora fra noi, continuano a fare conferenze, quindi già smontiamo subito un mito. Si dice che gli astronauti sono reticenti, non vogliono rilasciare interviste perché si vergognano di questa messa in scena che hanno fatto. Non è vero. Se pochi giorni fa, ero a fine giugno, ero a Zurigo, dove c'è stato Starmos, che è un incontro con gli astronauti attuali e passati. Questo è Harrison Schmitt, l'unico geologo nella storia dell'umanità a fare geologia su un altro mondo, che sono disponibilissimi, ben contenti di rilasciare interviste, raccontare le loro avventure, di ridere e scherzare. Qui li vediamo durante una delle conferenze stampa, è un bel quadretto di nonnini allegri, altro che reticenti e timidi. Per cui già qui cominciamo, lasciamo un momento da parte le questioni di scientificità, di prove oggettive, cominciamo proprio dal livello pelle. Questi non sono
personaggi misteriosi e anonimi, sono persone in carne e ossa, sono persone che io ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere, di vedere addormentarsi perché erano stanchi, perché avevano bevuto un bicchiere di vino di troppo, cioè sono reali. E vedere nei loro occhi il luccichio di quando gli chiedi: ma tu, quando sei andato sulla Luna, hai avuto il tempo di fermarti e contemplare la cosa incredibile che stavi facendo? E sentirselo dire: sì, sì, me lo ricordo. È stata per me forse la prova più perfetta. Poi sono arrivate ovviamente le prove fattuali, ma quella sensazione istintiva, emotiva di non avere davanti un bugiardo, ma una persona che ti sta raccontando una cosa assolutamente reale, c'è stata ed è uno dei fattori fondamentali per cui mi sono innamorato di questa storia. E ho avuto tante occasioni anche per andare a verificare, perché non è solo una questione di guardare qualche video su YouTube per informarsi. Vai sui posti, parli con i protagonisti. Vai, per esempio, come mi è capitato, di andare nei caveau della NASA, dove ci sono geologi come Ryan Ziegler che studiano i reperti portati dalla Luna. Ci sono 50 anni che li studiamo. E loro, fra l'altro, i geologi non sono famosi per il loro senso dell'umorismo, però lui ce l'ha. Dopo avermi fatto vedere tutte le rocce possibili e immaginabili, comprese quelle raccolte dai veicoli automatici russi, mi mette in mano queste cosine, dopo avermi fatto vedere sassi da 11 kg, mi dice: "Tu guarda questi", e io lo guardo come dire: ma cioè sì, ok, d'accordo, è l'una per l'amor del cielo, però cosa c'è di così particolare? E lui mi dice: guarda, questi sono i primi campioni raccolti di corsa sulla Luna da Neil Armstrong, nei primi secondi dopo essere sceso dal veicolo spaziale, arriva raccatta questa polvere, sapendo che se devono ripartire di fretta perché c'è un'avaria, c'è un problema, questi saranno gli unici campioni raccolti da mano umana nella storia, e sono i primi della storia dell'umanità. E la mia reazione ovviamente è stata assolutamente compassata e seria, come potete vedere in questa fotografia. C'è gente che dice che invece è tutto finto. C'è un personaggio in particolare, non è più con noi, gli anni passano anche per i complottisti, si chiamava Bill Kaysing, ha scritto un libro che è stato tradotto in tante lingue, compreso l'italiano. Il tema fondamentale: non siamo mai andati sulla Luna perché era una truffa da 30 milioni di dollari, miliardi di dollari, miliardi di dollari, l'inflazione. E la sua tesi è che fu una messa in scena fatta per stornare dei soldi e investire questi soldi in operazioni segretissime, di cui stranamente lui è perfettamente al corrente. Interessante da leggere per capire dove sono stati commessi gli errori. Bill Kaysing, per esempio, viene spacciato molto spesso per essere un tecnico della NASA. In realtà no, lavorava per la Rocketdyne, che era una società che lavorava per la NASA. La Rocketdyne faceva i motori per alcuni razzi, ma lui faceva fondamentalmente il bibliotecario. Quindi è come dire, uno che fa il bibliotecario, il segretario al CERN, non è laureato necessariamente in fisica, non è uno a cui chiedere se esistono le dimensioni parallele, alternative, i buchi neri, che cosa fa Atlas al CERN e via dicendo. Quindi non è una persona in realtà, non era in realtà una persona competente sulla materia. Però ha scritto delle cose, ha tirato fuori delle argomentazioni, e molte delle cose che avete sentito derivano da questo libro. Le stelle che mancano nelle fotografie, la bandiera che sventola, ecco, tutte queste cose nascono da lui. Poi sono arrivati degli emuli, delle persone che hanno raccontato ancora di più queste storie. Alla fine mi sono deciso, sarebbe carino radunare le risposte a tutti questi dubbi ricorrenti all'interno di un libro, cosa che ho fatto. Luna, sì, ci siamo andati, titolo che è un po' spoileroso, lo so, ma è andata così. Volevo essere sicuro che chi lo comprasse non pensasse a un altro libro di misteri. Questi sono i fatti. E poi l'ho messo online direttamente, quindi se avete un telefonino potete andare a lunasicisiamoandati.blogspot.com e lì trovate l'intero testo del libro, foto, video, tutto quello che c'è è liberamente consultabile. Per capire questo contesto nel quale nascono queste tesi di complotto bisogna andare a vedere esattamente come si andava sulla Luna. Allora, ingrediente numero uno, un razzo gigante. Andare sulla Luna non è facile, devi costruire un colosso come questo che è alto 111 metri per portare tre persone vicino alla Luna, due delle quali potranno scendere, la terza dovrà restare a girare intorno alla Luna. Ogni volta lo devi costruire e poi lo butti via, quindi è un costo enorme. Gli astronauti stanno in cima, in quella capsulina molto piccola. È un razzo gigantesco, tanto per darvi un'idea, questa è una fotografia di questo razzo sdraiato con le persone intorno. E le dimensioni di questo progetto sono assolutamente colossali. Questo tanto per dirvi è uno spezzone che ho tratto, ecco, questo è il trasportino,
Questo è il veicolo che portava il razzo dall'hangar di costruzione fino alla rampa di lancio. Pesava 3.000 tonnellate, solo il trasportino. Poi c'era il razzo sopra che a pieno carico ne pesava altri 3.000. Questa massa era talmente elevata che quando passava lungo la strada si abbassava il terreno e si rialzava. Quindi gli Stati Uniti hanno inventato tutta una serie di tecnologie per arrivare a andare sulla Luna. Andiamo a vedere la cima di questo razzo, perché è quella che ci interessa di più. In cima, qui, in questa porzione, c'è la cabina con i nostri astronauti, la vedete qui in sezione, il veicolo principale, che è quello che ha il motore primario e le provviste, l'energia, l'acqua e tutto il necessario per il viaggio, e dietro c'è questa carenatura nella quale vedete in sezione questo strano oggetto, si chiama modulo lunare. Questa è la scialuppa che scende sulla superficie della Luna. Quindi il viaggio è fatto in parti, il razzo decolla, porta nello spazio l'astronave principale, l'astronave poi si ricompone mettendo davanti la scialuppa scende, il veicolo principale sta in giro intorno alla Luna, operazioni quindi molto complicate. Il veicolo di discesa sulla Luna, quindi questo modulo lunare, a sua volta si divide in due parti, una serve per scendere e l'altra serve per risalire. Quindi qui abbiamo un motore che per scendere e poi qui ne abbiamo un altro qui sotto e la parte superiore si stacca per ripartire. Operazione quindi e tecnologia decisamente complesse. Possiamo vederle, il tempo è poco, ma credo che meriti almeno di vedere la partenza di questo razzo, perché è uscito adesso un documentario, si chiama Apollo 11, vi consiglio assolutamente di vederlo, uscirà al cinema prossimamente per pochi giorni, sarà disponibile in Blu-ray e contiene immagini restaurate assolutamente straordinarie, come quelle che stiamo per vedere. Questo è il decollo di Apollo 11, come non l'avete mai visto. Sono pellicole originali tratte da un archivio federale rimasto inesplorato per tutti questi 50 anni. Sollevando pesa 3.000 tonnellate, consuma circa 13 tonnellate di propellente al secondo. Immaginate una piscinetta, vuota in un secondo. Deve portare il suo carico fino a 70 km di quota, poi si separerà in un altro pezzo che farà il resto della corsa fino all'orbita intorno alla Terra, poi da lì correrà verso la Luna. Ma la parte che ci interessa appunto è la parte di sommità. In cima c'è questo veicolo, torniamo, non abbiamo più le immagini, qui abbiamo soltanto i disegni fatti dalla NASA all'epoca, abbiamo il veicolo principale che si stacca, estrae la scialuppa e poi corre verso la Luna. E questa è la cosa che ci interessa soprattutto, perché intanto che vediamo gli astronauti all'interno di questo veicolo stranissimo, questo oggetto che non ha bisogno di essere aerodinamico perché tanto funziona solo nel vuoto. Questo è Buzz Aldrin, quello che giocava con i miei modellini prima, che sta andando verso la Luna, come se fosse una giornata qualsiasi, col suo orologio, con i suoi occhiali da sole normali da pilota aeronautico, solo che dall'altra parte del finestrino c'è la Luna, c'è anche la morte istantanea, perché c'è il vuoto dello spazio là dietro. E erano rischi che si correvano. La cabina era strettissima, questo è un fotomontaggio dove non gli è cresciuto un terzo braccio per via delle radiazioni, non vi preoccupate. È un montaggio di vari scatti fatti durante la missione che ci dà una panoramica di quanto era stretto l'abitacolo di questo veicolo spaziale. Era talmente stretto che non ci sono neanche i sedili, cioè si scende sulla Luna in piedi, perché i sedili sarebbero stati troppo costosi, pesanti e onerosi, quindi si fa a meno. Si scende sulla Luna, si fa il primo passo, tenete presente che molte delle fotografie che vedete riguardano il secondo uomo, queste sono fatte infatti dal primo che è già sceso, ha in mano la macchina fotografica. Si fa un momentino di scienza, si sta sulla superficie della Luna 2 ore e mezza, dopodiché si riparte
l'escursione sulla superficie della Luna dura 2 ore e mezza, rimangono all'interno del veicolo sulla superficie un po' di più, dopodiché si riparte dalla superficie lunare. E questa è la cosa che ci interessa di più. Perché? Vi ricordate che il veicolo si divide in due parti. Una rimane sulla Luna, l'altra parte verso lo spazio con i due astronauti a bordo. E questo vuol dire che in questo momento, adesso, sulla Luna, nei luoghi degli allunaggi, ci sono ancora quegli oggetti. E quindi si può fare una cosa molto semplice. Si può andare a vedere se per caso in quella zona ci sono quegli oggetti. È stato fatto e ci sono. Li vedremo. I complottisti invece dicono no, mi spiace, è tutta una messa in scena, è tutto finto. Allora, in un certo senso è giusto avere dei dubbi su una storia assolutamente straordinaria. Teniamo presente che 9 anni prima era cominciata l'era spaziale. Yuri Gagarin, il primo volo, del 8 anni prima. Yuri Gagarin, il suo primo volo è del 1961. 8 anni dopo siamo già sulla Luna. È ovvio che c'è rimasta della gente che è spiazzata, non ci può credere perché sembra un progresso troppo straordinario. Il viaggio però era concepito proprio per essere incredibile. Quando il presidente degli Stati Uniti Kennedy nel 1961 e poi 63 ripete questo concetto, noi andiamo sulla Luna non perché è facile ma perché è difficile, perché servirà a radunare le menti migliori della nostra società, lo fa rischiando moltissimo. Lo fa sapendo che questo viaggio stupirà il mondo. Ripeto, è un'operazione politica. La scienza arriva un po' dopo nel programma spaziale. Viaggio incredibile in che senso? Noi siamo abituati a pensare al viaggio dalla Terra alla Luna pensando a questi due corpi celesti più o meno in questo modo. Questa è la Terra, quella è la Luna, ok, così. Allora, questa immagine che vedete alle mie spalle è corretta dal punto di vista della scala dei due oggetti, cioè la Terra e la Luna in proporzione sono di queste dimensioni, ma è sbagliatissima in termini di distanza fra questi due oggetti. Se noi volessimo mostrare il sistema Terra-Luna in scala, dovremmo mostrarlo così. Si fa quasi fatica a vederlo. E per capire che cosa significa questa distanza, ho preparato un esperimento altamente scientifico. Ho portato un modellino di Luna, che ha circa 10 cm di diametro, e ho portato con me una modernissima terra gonfiabile. Questa ce l'hanno anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi non è soltanto una palla da spiaggia, ma è un oggetto scientifico. A questa scala, la Terra, rispetto alla Luna, non è qui, non è qui, non è qui, ma è qui. Sono 11 metri. Quindi questa è la distanza Terra-Luna in scala. Ora, dove pensate che sia la Stazione Spaziale Internazionale, dove sta per andare proprio oggi, fra poche ore, Luca Parmitano, a questa scala? Beh, a questa scala, la Stazione Spaziale Internazionale, i viaggi degli astronauti cinesi, russi, europei, americani, lo shuttle, il telescopio spaziale Hubble, stanno tutti qua. Quindi ricordatevi, 11 metri qua. Noi in questo momento, con i nostri astronauti, siamo qui. Siamo fermi sull'uscio di casa. È ovvio che la gente sia rimasta incredula di fronte a quest'idea che sia stato possibile andarci con la tecnologia di 50 anni fa e adesso non ci si va più. Però ci siamo andati e lo sappiamo per una ragione molto semplice, che abbiamo delle prove concrete. I complottisti le negano facendo una serie di affermazioni, per esempio, complottisti del primo gruppo, è tutto finto, le foto sono false, i razzi sono falsi, non sono mai andati, non sono mai partiti, forse sono andati in giro intorno alla Terra, ma sicuramente non sono andati verso la Luna. Secondo gruppo, no, alcune missioni sono vere, altre sono false. All'inizio temevano di non farcela, quindi hanno falsificato tutto, dopodiché ci sono riusciti davvero. Terzo gruppo, no, non è vero niente, in realtà sono andati davvero sulla Luna, ma quando sono arrivati si sono resi conto che le pellicole fotografiche, all'epoca non c'erano i telefonini e le fotocamere digitali, le pellicole fotografiche si sarebbero squagliate o congelate per il freddo o per il caldo, e quindi si sono resi conto che le foto facevano schifo, hanno rifatto le foto in studio, ma i viaggi sono veri. E poi c'è il quarto gruppo, che io personalmente è quello che trovo più adorabile, che dice no, voi dei primi tre gruppi non avete capito nulla, in realtà siamo andati sulla Luna, siamo andati tante volte sulla Luna, anche in alcune missioni segrete. Perché non ci andiamo più? Perché ci abbiamo trovato gli alieni, che ci hanno detto di andare a casa. E quindi il cerchio si chiude. Ora, ci sono
complottisti e complottisti. Ci sono persone irriducibili, ci sono quelle che sono assolutamente convinte di aver già capito tutto, e con queste fondamentalmente ve lo consiglio, non è il caso di perdere tempo, perché chi si è messo in testa un'idea senza ragionarci non è sensibile a qualunque ragionamento. Però ci sono i dubbiosi, e con i dubbiosi è importante parlare, perché il dubbio è una cosa che si può affrontare razionalmente e che uno si può anche levare semplicemente facendo un po' di impegno, prendendosi la briga di documentarsi, che è quello che ho fatto io. Anch'io all'inizio avevo qualche dubbio su alcuni aspetti delle missioni spaziali, però ho parlato con chi le ha fatte, ho parlato con i progettisti dei veicoli, ho parlato con gli scienziati che oggi studiano i reperti portati dalla Luna, e è saltato fuori un quadro piuttosto chiaro.